Ma questa sera al Contichi noi vorremmo fare una cosa diversa. Vorremmo fare proprio una cosa molto diversa. Ma abbiamo bisogno, per la prima canzone, della collaborazione di tutti quanti voi. Intanto chiedo un bel applauso e vorrei che mi raggiungessero qui vicino a me i miei due chitarristi, Eric Scianna e Pier Martinetti. Voi lo sapete che abbiamo fatto qualche cambiamento, eh? Lui è appena entrato, nuovo di fiamma. E lui invece, signori, è una pietra miliare della musica di banda, da ballo. È nuovo di fiamma anche lui, comunque, perché insieme non abbiamo mai lavorato, vero? Allora, io voglio dedicarvi una canzone che conoscete tutti, dal primo all'ultimo, ma che non fa più nessuno. E voi direte, e la fai tu? Sì. Vediamo, ma soprattutto vogliamo sentire la voce di tutti quanti voi. Pier, inizia tu. Ma fammela un po' più difficile, un po' più... Ancora un po' di più, un po' più... Troppo, Pier. Così non faccio fatica che... Questa è la storia. Io vi voglio bene. Di uno di noi, anche lui nato per caso in via blu, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava. Proviamo. Laddove non dovete mica vergogna, ragazzi, una città. Dove sarà? Questo ragazzo della mia gru, le mani, si divertiva a giocare con me. A un giorno disse, vado in città, e lo diceva mentre piangeva, ma io gli domando, dico, non sei con finalmente a stare in città, la troverai le cose che vuoi.
Laddove c'è la leva ora c'è una città. Grazie davvero di cuore a tutti quanti voi, sono troppo contento, grazie a Eric e grazie a Piero. A questo punto noi vorremmo concludere il nostro spettacolo in pista in questa maniera, proprio perché quello che avete visto stasera, un po' quello che abbiamo fatto prima, ma in particolar modo quello che vedete in pista e quello che andremo a fare dopo, è un preludio di una serata molto importante, che è quella di lunedì prossimo. Lunedì prossimo il Contichi si è inventato una serata che secondo me è unica in assoluto, ma soprattutto è unica l'idea di quella serata lì, perché sarà una serata concerto, sarà una serata dove tutti quanti sarete seduti in poltrona, potrete gustarvi proprio un concerto, il vero e proprio concerto. E soprattutto ci sarà, oltre all'orchestra di un caro amico Luca Bergamini, gli mandiamo un grande applauso, come che farà da supporto dall'orchestra base, inizierà lui la serata, ma in particolar modo subito dopo si alterneranno 5 o 6 ospiti e io ho la fortuna di far parte di questo cast e voglio ringraziare ancora Max, voglio ringraziare tutti quanti voi perché sono onorato, perché è un'idea fantastica secondo me. Ci sarà un pianoforte e ci esibiremo pianoforte e voce, basta, cioè come si dice dalle mie parti, ci facciamo su mano destra e mano sinistra. Allora noi questa sera, per farvi un po' capire quello che abbiamo in mente di fare lunedì prossimo, vorremmo concludere così. Voi avete visto che io non sono tanto... io sono improvviso molto spesso. E proprio ieri l'altro, ho avuto la fortuna, brevemente ve la voglio dire, purtroppo non parlo più, ma ve la voglio spiegare. Ieri l'altro eravamo suonati in un locale e io sono arrivato tardi, perché sono arrivato in macchina, abbiamo preso un temporale incredibile, ho dovuto fermarmi. I miei ragazzi invece erano già arrivati e dato che dovevano aspettare me per provare, per non star lì a fare niente si sono messi a suonare. Quando sono arrivato io mi sono messo da parte, non mi sono fatto vedere e ho sentito una cosa che mi ha fatto venire la pelle d'oca. Ho detto: ragazzi, voi starete anche giocando, però io questa la voglio far sentire a tutto il nostro pubblico, perché questa è musica vera con la M maiuscola. Quando avranno fierito mi direte se avevo ragione oppure no. Chiamo per cortesia in mezzo alla pista vicino a me Marco Tagliavini. Vai Marco. Grazie. Pensavo di doverti dare il mio microfono, invece tu hai preparato il cavo, perché metti mai che dobbiamo andare in pista. Io chiedo per cortesia ancora di spegnere le luci sul palco e di puntare per favore, come avete fatto prima, il nostro pianista Attilio Ruba. Loro l'hanno fatta per gioco e stasera la facciamo sul serio. Un grandissimo successo, pianoforte e sax soprano. Questa lunga storia d'amore. Marco Tagliavini, Attilio Ruba. Gustatevi. Thank you.
messa di lavoro. Questo applauso mi fa, facciamoglielo sentire ragazzi, perché non si sente sempre una cosa così. Bravi ragazzi. Lo dico pieno di orgoglio perché io ho la brutta abitudine di dire sempre, purtroppo giù dal palco o su sul palco, quello che penso. E quello che penso è che anche questa sera qualcuno mi ha fermato, mi ha chiesto: Matteo, ma hai cambiato l'orchestra, hai chiuso, mi hai lasciati a casa tutti. Matteo Renzi non ha lasciato a casa nessuno. Però quando uno vuole cambiare strada e vuole andare via, è giusto che vada. E molte volte chiusa una porta si apre un portone. E questi applausi di stasera sono la dimostrazione. Sono l'uomo più contento del mondo. Grazie, vi chiedo un piccolo applauso per i miei musicisti, per coloro che sono con me da sempre e per coloro che sono entrati a far parte 2 mesi fa della nostra famiglia. Il basso di Loris Bresciani, la chitarra di Pier Martinetti, la batteria di Andrea Maccani, il pianoforte di Attilio Rubba, il sax di Marco Tagliavini, la chitarra di Eric Sciana e la voce della nostra Serena. Grazie ragazzi, questo era un preludio brevissimo di quello che vi aspetta lunedì prossimo, ma non è niente a confronto. Oltre a me ci sarà, o come dicevo prima, l'orchestra di Luca Bergamini come orchestra base, e poi ci alterneremo sul palco io e a tutti i cari amici, Pietro Galassi, mandiamo un bel applauso a tutti gli artisti che ci sono, Renzo Biondi, Elena Camarrone, Rossella Ferrari e Casanova, e me ne sto dimenticando uno, Luca Bergamini, io, e Matteo Renzi. Luca Bergamino, orchestra base. Io, Pietro Galassi, Elena Camarrone, Rossella Ferrari Casanova e Renzo Biondi. Voglio ringraziarvi ancora perché ogni volta qui al Contichi avete sempre un'accoglienza fantastica per me e per tutti i miei ragazzi. Adesso